Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il Circolo del Design per l'invito a questo bellissimo evento e in questo interessante evento e in questa bellissima location. Il mio intervento è diviso sostanzialmente in due parti, una istituzionale, in cui vi parlerò della parte, vi parlerò di cosa sta facendo l'Agenzia per l'Italia Digitale per migliorare l'accessibilità e la fruizione dei servizi digitali della pubblica amministrazione, e la seconda parte del mio intervento invece dedicata all'impatto che il digitale, a mio avviso, e non parlerò a nome di Agid, ha su determinate categorie di persone. I due interventi sono collegati fra loro dal concetto di, visto che si parla di humanizing technology, sono collegati dal concetto di responsabilità. Una brevissima presentazione, sono laureato, non sono un tecnico, nel senso non sono uno spaccabit, sono un laureato in filosofia morale, da 25 anni che lavoro nel web, ho lavorato con multinazionali americane e italiane e dal 2004 sono all'agenzia. Allora, parlando di accessibilità, è importante capire innanzitutto qual è il panorama di persone al quale noi ci stiamo rivolgendo nel momento in cui eroghiamo determinati servizi. In Italia noi abbiamo, dati Istat, abbiamo all'incirca 7 milioni di persone con un'età superiore ai 75 anni, 5 milioni di persone straniere, 3 milioni di persone che hanno problemi di daltonismo, insomma confondono i colori, e 2 milioni e mezzo di persone con problemi di vario tipo, di varia importanza, relativi all'attività motoria, insomma. Quindi che cosa è l'accessibilità, che cosa vuol dire l'accessibilità nei confronti di queste persone, considerando anche il fatto che in realtà la disabilità non riguarda soltanto quei 17 milioni di persone che abbiamo visto prima, ma è un beneficio per tutti noi, per tutta la popolazione, per tutte le persone. Quando un sistema quando un sistema è a disposizione e fornisce servizi e informazioni senza alcuna discriminazione, quel sistema può essere considerato effettivamente accessibile. Quindi non è soltanto il fatto che io vedo un sito web, lo vedo nello screen, nel mio monitor, e quindi quel sito è accessibile, cosa che mi viene ancora detta da certi funzionari della pubblica amministrazione. Io lo vedo qui sul mobile, sì certo, poi bisogna fare un po' di zoom in per vedere, perché quel sito non è responsive, e quindi considerano il sito accessibile. Cosa sta facendo l'Agenzia per l'Italia Digitale? L'Agenzia per l'Italia Digitale, si occupa di, tra le altre cose, di scrivere, di redigere linee guida per standardizzare i sistemi all'interno tra le pubbliche amministrazioni, e ha scritto anche le linee guida sull'accessibilità dei sistemi ICT. Inoltre coordina il piano triennale per la pubblica amministrazione. Tra le altre attività stiamo facendo da molti anni, da circa 5 anni, un lavoro di monitoraggio approfondito, automatico e manuale, di siti web, app, PDF, e abbiamo visionato, scansionato e monitorato, verificato migliaia e migliaia di pagine, e specialmente anche perché ce lo chiede la Commissione europea. Esiste una direttiva europea che è stata comunicata a tutti gli Stati membri, che chiede appunto a tutte le agenzie, ai monitoring body,
di fare una scansione, una verifica dell'accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni. Che cosa viene fuori da questo monitoraggio? Cosa sta venendo fuori? Stanno venendo fuori che esistono degli errori molto frequenti. Qui riporto per chi è un addetto ai lavori, un tecnico, vedete qui l'elenco dei punti di controllo delle WCAG 2.1 con gli errori più frequenti, li ho messi proprio in ordine di frequenza. Quello che vorrei soltanto comunicarvi, ovviamente adesso non entriamo nel tecnico, è che sono errori estremamente semplici, cioè, come possiamo dire, sono tanto semplici quanto frequenti, e basterebbe veramente poco per poterli eliminare. Ad esempio, il fatto di non mettere un focus nel campo del form: io non vedo dove sono con il tasto tab, viene veicolato l'informazione solo tanto tramite il colore, non c'è un adeguato contrasto tra immagine e tra testo e sfondo, non ci sono le alternative, i testi alternative alle immagini, insomma cose veramente banali che basterebbe pochissimo per essere risolte. Quindi perché i siti non sono accessibili? Questo sito esiste veramente, non è un patchwork, ovviamente non dirò in quale sito appartiene, però ancora nel 2021 ci sono siti fortemente inaccessibili, e non è possibile pensare che sia semplicemente una questione di ignoranza dopo 17 anni che è uscita la legge sull'accessibilità. C'è un distorto approccio al concetto di servizio pubblico, è un approccio miope che non valuta adeguatamente qual è l'impatto di ciò che io sto pubblicando, di ciò che io sto facendo come civil servant, funzionario pubblico, nei confronti del cittadino. Quindi penso soltanto al fatto di dover pubblicare un certo documento, finisce lì la cosa, poca importanza se quel documento è un PDF scansionato o un'immagine oppure un testo da gazzetta ufficiale che nessuno mai comprenderà. E questa ha delle responsabilità, ci sono delle responsabilità etiche e vorrei dire abbastanza importanti su questo. Quindi dobbiamo sostanzialmente una soluzione, che diciamo una delle soluzioni, ce ne sono tante di problematiche e di possibili soluzioni, è di disegnare, di progettare i siti avendo in mente sin dall'inizio il tema dell'accessibilità. Purtroppo devo andare molto veloce perché ho tante altre cose da dirvi, ma non è possibile delegare agli ultimi due giorni prima del go live il problema dell'accessibilità. Date un'occhiata per favore a questo sito, stiamo andando online fra una settimana, date un'occhiata se ci sono errori sul codice. Bisogna coinvolgere invece sin dall'inizio del progetto persone esperti di accessibilità, insieme all'information architect, insieme a un content strategy, insieme al team di user research. Non ci può non essere un esperto di accessibilità, perché alla fine l'accessibilità deve diventare un concetto, una situazione win-win, e qui in cui chi è che vince vincono gli utenti, anche con, sono autonomi, ecco questa è la cosa fondamentale, gli utenti devono essere messi in condizione di essere autonomi. Io non è possibile che per usare un servizio devo telefonare nel 2021 al call center. I manager, perché così risparmiano tempo per i servizi invece di rispondere a mail, le persone anche con leggeri forme di disabilità, e gli editor, perché ad esempio se io scrivo bene un contenuto mi ritrovo anche
i miei contenuti visibili, più visibili sul motore di ricerca. Questo bambino, per la cronaca, è mio figlio. Ora, qui viene la seconda parte del mio intervento e vorrei, per fortuna questa è registrato, e qui non parlo più a nome di Agid, parlo a nome mio e come dire, cambio cappello e introduco il secondo argomento, perché se il primo, appunto, abbiamo detto che ci sono delle responsabilità etiche nel momento in cui io pubblico qualche cosa senza avere contezza o sottovalutando l'impatto che io quello che sto pubblicando, dell'impatto che ha sul pubblico di quello che io sto pubblicando, la stessa cosa avviene in un altro ambito molto molto più delicato. Io non sono un dottore, non sono uno psichiatra, sono soltanto un padre di bambino con un po' di anni di esperienza appunto nell'ambito del digitale, però avverto che questo è un problema abbastanza importante che dovrebbe essere adeguatamente trattato. Allora, noi abbiamo sostanzialmente vi faccio vedere tre, diciamo, elementi fondamentali su cui baserò i miei prossimi minuti. Da una parte noi abbiamo un digital flow, uno stream di dati assolutamente incontrollabile, velocissimo, che ci investe, ci bombarda continuamente, e che non siamo neanche come adulti siamo in grado di gestire, è impossibile, no? Per cui siamo bombardati, e forse anzi cerchiamo di essere bombardati consapevolmente di questo, di questi dati, di queste immagini, di questi video, e questo è un punto. Dall'altro punto, noi abbiamo dei bambini che non vedono l'ora di imparare cose nuove, di imparare, proprio lo scopo loro, della la missione del loro essere bambini è proprio quello di imparare continuamente, okay? Di incasellare, di processare informazioni con i loro tempi all'interno delle loro categorie mentali. D'altra parte, che cosa abbiamo? Jean Piaget, che è uno psicologo, psichiatra interessantissimo che forse conoscerete, diceva che, morto nell'80, diceva che la logica razionale di un bambino raggiunge la sua maturità intorno ai 13 anni. Ora, se questa, che vedete, è la forma della maturità cognitiva di un ragazzino, io sono un po' preoccupato. Quello che vi sto per far vedere sono immagini abbastanza, che io ritengo abbastanza crude, vorrei dire, perché lo stream di bit che io ho, la necessità di apprendere che hanno i bambini e il livello di maturità che raggiungo a soli 13 anni mi portano poi a a dover vedere queste immagini. Ora voi mi direte, tu sei un pazzo che hai fotografato dei bambini a tavola con i loro genitori, e sono più pazzo ancora a portarli in un convegno internazionale. Io penso che questo sia un problema, e quando mi hanno chiesto di partecipare a questo convegno relativamente al Humanizing Technology, mi sono chiesto, cioè è da tanto tempo che seguo questo tema, e credo che, come diceva stamattina un intervento molto interessante di Don Luca Peyron, citando Simone Weil, forse è tempo di aprire gli occhi anche se stiamo controvento. Perché non è ammissibile pensare che sia questa la tecnologia che vogliamo, data a delle persone che non hanno assolutamente le strutture cognitive per poter gestire una simile complessità informativa, insomma.
Per la cronaca, quel bambino non ha parlato per tutta la serata con i suoi genitori, ma questo non voglio entrare nel gossip e spero che di riuscire a comunicarvi l'emergenza di questo problema. E forse fra qualche anno, non so se sorridendo o meno, però adesso ci fa un po' sorridere, forse ci preoccupa, però qualche anno vedeva, negli anni, forse questa è una fotografia degli anni 50-60, il fatto di dare la 7-Up a un bambino, a un neonato, ci poteva anche fare sorridere. Probabilmente fra qualche decade vedremo con lo stesso occhio chi sta dando adesso senza nessuna cura, senza nessuna sottostimando il problema, assolutamente sottostimando il problema, e il cellulare al proprio figlio invece di un banale libro. Allora mi vengono in mente, stamattina si parlava di parole nuove, non ho questa ambizione necessariamente, però secondo me stiamo di fronte a una sorta di droga digitale in cui noi siamo completamente, già lo siamo noi adulti, addicted, cerchiamo continuamente nuove informazioni, nuovi stimoli e questa droga noi la stiamo dando a delle persone che non hanno, ripeto, le strutture cognitive adeguate per poterle elaborare. E d'altra parte, probabilmente questo digitale sta diventando, e la stiamo usando come usavamo un po' di decenni fa la plastica. Quando è uscita la plastica, bellissimo, si fa tutto con la plastica, si può risolve tantissimi problemi di design, si risolve tanti problemi di tante necessità. Peccato che poi dopo mi ritrovo gli oceani coperti di plastica e non so più come liberarmene. Quindi in tutto questo la politica, non voglio fare discorsi politici, assolutamente non mi interessa, però vedo un totale disinteresse da parte della politica e dei media che loro controllano su questo argomento. Io non so, forse non ho contezza del fatto che si parli di questo argomento su giornali o in televisione, a parte l'ultimo anno e mezzo che ovviamente ha riguardato altri temi. E quindi alla fine noi abbiamo c'è una liaison fra queste due foto che è la responsabilità etica di quello che può essere l'impatto, ripeto, del digitale nei confronti degli utenti e nel caso del bambino noi abbiamo un utente che di per sé strutturalmente è cognitivamente disabile perché non ha gli strumenti. Io non so, non ho soluzioni per questo problema. Dico soltanto che è già tanto se se ne parlasse, sarebbe già abbastanza importante se se ne parlasse. E dobbiamo forse come designer sviluppare non solo un user-centered design, ma dovrebbe anche essere basato su alcuni valori etici che forse dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione. Qui gli stakeholders responsabili principalmente ovviamente sono la famiglia, è la politica, è la scuola, però ricordiamoci ovviamente che che queste persone a cui noi stiamo dando in pasto questo fiume di tecnologia saranno gli ingegneri, saranno i designer, saranno i genitori di domani. E quindi credo che sia opportuno sollevare una maggiore consapevolezza sul tema a favore dei cittadini di domani. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.